Sotto rete, tutto il volley di Siena e provincia dalla Serie A2 alle altre categorie. Interviste, ospiti e approfondimenti. Buonasera a tutti, benvenuti in questa prima puntata di Sottorete, una trasmissione dedicata interamente al volley. Vi faremo compagnia per tutta la stagione dei campionati e non solo, con tantissimi ospiti, e partiamo subito in questa puntata con due ospiti di eccezione, ossia il libro della Emma Villas, Andrea Cesarini, e la centrale della Menzana Volley, Giuditta Castrini. Bene, allora intanto entriamo subito nel vivo. Insieme a noi tutta la stagione ci sarà anche Lorenzo Agnelli, che ci farà il suo punto del volley, cioè toccherà tutti i campionati, sia quelli di massima serie, A1 femminile, A1 maschile, la Superlega, e non solo, andando anche a guardare tutti quelli che sono i campionati anche provinciali e regionali. Ieri c'è stata la presentazione della Emma Villas, sono state consegnate le nuove maglie, tra l'altro mi conferma anche il libro, quella del libro veramente molto bella. Vero, sì, mi piace molto. Molto bella, anche le nuove maglie, insomma, si staranno a scoprire poi durante la prima partita che ci sarà proprio questa domenica. Quindi guardiamoci subito la prima intervista che abbiamo fatto ieri a Gianmarco Bisogno, presidente della Emma Villas Volley. Ma sai, devo dire che ogni iniziativa di questo genere, se non è supportata dall'entusiasmo e dal pubblico e diciamo dagli sponsor soprattutto, sarebbe tutto inutile, no? Per cui quello è sicuramente uno dei motivi per cui ci spinge a cercare di fare sempre meglio e di fare bene. Per cui questo ci comporta chiaramente una certa pressione, una certa responsabilità, però questo ci deve dare un motivo per fare bene, un motivo per fare cose che si aspetta la gente da un'organizzazione. Per scrivere la storia, lo dico io, Presidente. Scrivere la storia si può anche scrivere, perché se si pensa che Siena non ha avuto nella pallavolo una Superlega, si può veramente scrivere la storia. Per scrivere la storia però significa essere tutti compatti, tutti uniti, da naturalmente i giocatori, dallo staff tecnico, la società e soprattutto i tifosi. Io oggi mi sento anche di fare un appello, diciamo così, alla città di Siena. Noi siamo arrivati per ultimi, veniamo dal paese di Chiusi, quindi dalla provincia, e pertanto sono conscio di questo, però invito e chiedo alla città di Siena di sostenere questo progetto, perché insieme al basket, insieme al calcio e a tutti gli altri sport che ci sono su Siena possiamo veramente fare grandi cose. Però Siena, la città e i tifosi devono aiutarci, perché tutte le squadre con cui andremo a giocare hanno una grande organizzazione di pubblico, di tifo, di storia. Noi, ahimè, ancora siamo agli albori e dobbiamo costruirla, e credo che l'aiuto del pubblico e il creare un movimento di tifo di un certo tipo può essere veramente di grande aiuto, può essere l'ottavo uomo in campo, il settimo o l'ottavo a seconda di come l'incastri. Ecco, poi la liberiamo perché sta per cominciare l'evento di questo pomeriggio. Presidente, facciamo subito un appello rivolto a domenica prossima, primo appuntamento in casa alle ore 12, lo ricordo, al Palaestra, Club Italia, subito il primo impegno. Ci sarà bisogno del pubblico di Siena per, come dire, sostenere il vostro entusiasmo. Non c'è dubbio, il pubblico già domenica, anche se è un orario un po' anomalo, mezzogiorno, ma poi anomalo relativamente, oramai vedo che viene usato tantissimo nel basket e nel calcio, il pubblico dovrebbe cercare di sostenerci. È una partita sulla carta non proibitiva, però il pubblico dovrebbe comunque venire, dovrebbe sostenere, vedere anche tutta la nostra organizzazione. C'è il check quest'anno in A2, che anche quello è simpatica e soprattutto evita le problematiche con gli arbitri, che negli sport basket e calcio sono all'ordine del giorno, anzi basket ce l'ha introdotto. Per cui sì, il pubblico se viene a noi ci farebbe un grande, grande piacere, anche il pubblico di Chiusi a noi ci serve. Sono sicuro che sarà un bello spettacolo, grazie a Gianmarco Bisogno. Ecco, lo ha detto anche il Presidente Bisogno, servirà a scrivere la storia, però intanto ci sarà da affrontare una partita per volta. Domenica arriva il Club Italia, una squadra comunque non da sottovalutare, giusto Andrea? Il campionato di A2 non va sottovalutato da nessuna squadra, poi il Club Italia è una selezione dei migliori talenti giovanili, quindi hanno sicuramente
capacità tecniche particolari per essere lì e soprattutto dei fisici da alto livello internazionale, quindi assolutamente non da sottovalutare. Ecco, avete fatto una lunghissima preparazione fisica, molte volte vi abbiamo visto anche uscire dagli allenamenti, devo dire, abbastanza provati, insomma Omar Pelillo va un po', diciamo, non dico massacrato, ma insomma vi ha lavorato veramente molto. Inizia però ora a sentirsi veramente la tensione del campionato, ci sei abituato, non la senti più, vivi tranquillo questo momento? Diciamo che quest'anno con la riforma che hanno fatto del campionato, a differenza degli anni passati, bisognerà giocare subito al massimo dalla prima partita, perché ogni punto perso può rovinare l'anno, quindi è differente l'approccio sia a livello di preparazione fisica sia a livello mentale, quindi un po' di tensione in più rispetto al normale c'è. Oltretutto, siccome il progetto qua è importante, tutta Italia lo sanno, chiaramente le pressioni sono ancora maggiori. Pressioni che devo dire che nelle ultime amichevoli forse le avete iniziate a sentire, o forse è mancato un po' lo stimolo che magari riuscirai ad avere, o riusciranno ad avere i vostri compagni durante le partite di campionato. Cos'è che non è andata, visto che sia nell'ultima che contro Santa Croce c'è stata un po' di sofferenza, possiamo dire così? Sì, diciamo che le pressioni sono, per esempio, anche tipo questa domanda, nel senso che avendo i favori del pronostico, ogni volta che uno non fa il certo, massimo risultato ti viene da dire esatto, non è andata bene, non vi siete impegnati. In realtà lo stato del fatto è che durante la preparazione qualsiasi amichevole, sia quelle vinte 4-0, sia il 3-2 con Perugia, che è un risultato assurdo guardando sulla carta, non hanno un gran senso, perché ci si trova in condizioni fisiche diverse per ogni squadra. E soprattutto squadre come Santa Croce e Grottazzolina sono squadre molto forti per la categoria, e siccome il livello non è così diverso fra le prime e l'ultima in A2, ogni partita può avere risultati, diciamo, sorprendenti. È un po' il bello di questa serie. Quale sarà la squadra, secondo te, dove veramente dovrete stare attentissimi? Diventano io se mi ripeto, un po' dappertutto. Tutte. Perché sì, ce ne sono chiaramente sulla carta di più forti. Santa Croce, quella che abbiamo trovato, come abbiamo detto, in precampionato, è sicuramente una delle favorite insieme con Toscana nel nostro girone. Però ecco, andare a fare brutte prestazioni o perdere punti anche con squadre sulla carta meno sfavorite compromette l'anno quest'anno, quindi ogni partita è veramente una finale, un modo di dire un po' abusato questo, però quest'anno forse più calzante. E le stesse cose le ha dette anche il direttore sportivo Fabio Mechini al termine dell'ultima amichevole, sentiamolo. Finalmente abbiamo finito le amichevoli e le partite preparatorie al campionato. Sicuramente il fatto che a domenica la partita saliente ci sono 3 punti in palio cambierà e farà cambiare sicuramente gli atteggiamenti sia durante la settimana che nella partita stessa. E per cui ecco, questo è l'ennesimo quinto set giocato fase alterne, adesso non voglio dilungarmi sulle questioni tecniche di stasera, però ecco, sicuramente dopo una preparazione di un mese e mezzo, di 8 settimane, c'è bisogno anche sia noi i tifosi, ma soprattutto i ragazzi, inizia a giocare sul serio. Ci siamo resi conto che chiaramente per quello che tanto è stato parlato d'estate, questa squadra schiaccia Casassi eccetera eccetera, ci rendiamo conto, ma noi lo sapevamo anche dopo l'esperienza dell'anno scorso, forse chi non si aspettava queste partite hanno aperto un po' gli occhi, che c'è tanto da lavorare, tantissimo da lavorare in settimana e tanto da sudare per arrivare a 3 punti la domenica. Per cui da domenica in campo per l'obiettivo di Club Italia-Roma, che sulla carta fino adesso è stata sempre accreditata nella seconda fascia, ma noi sin da stasera abbiamo visto che ogni squadra che viene qui, Reggio Emilia, Grottazzolina, chiunque viene, viene sempre per cercare di portare via un set, 2 set e magari qualcosa di più. Per cui assolutamente noi dobbiamo entrare nella parte che, come si entra qui in campo e dalle prossime partite, dobbiamo vendere la palla. Il momento più bello di questo lungo percorso, sia da un punto di vista di emozioni che da un punto di vista forse anche tecnico, è stato il pomeriggio e la sera del Volley Day contro Perugia? Sicuramente Perugia, sì, senza dubbio, perché vedere tanta gente al palazzetto per una partita di pallavolo qui a sera, non so quanto tempo era che mancava. Noi ci siamo prefissati questi lavori estivi di come obiettivo nostro, portare tanta gente al palazzetto, per cui questa cosa continuiamo chiaramente a lavorarci, a cavalcarla, ma chiaramente la prima cosa per poter portare tanta gente al palazzetto sono i risultati, per cui è fondamentale assolutamente e approcciare ovviamente le gare con il piglio giusto. Non che oggi non l'abbiano approcciato assolutamente, poi
alla base di tutto c'è anche un dei carichi di lavoro che magari la gente non sa, per cui è normale che ci siano questi cali vistosi dopo il secondo set, per cui ci sta tutto quanto. Non ci sta che magari il quarto, quinto set, tanti errori, come diceva magari prima Paolo, tanti errori gratuiti o disattenzione o poca voglia nel chiudere il punto, cosa che invece Crotazzoli ha dimostrato su ogni palla della seconda linea, non faceva cascare assolutamente niente. Cosa servirà da qui in avanti per evitare anche poi comunque errori del genere, magari errori dovuti anche a una forte preparazione fisica, tanti impegni settimanali, insomma ci sta anche quello? Io sicuramente vedo come lavorano in settimana e ti confermo che stanno lavorando tanto. Si vede che qualcuno si sta sbrigliando delle fatiche della preparazione, qualcuno ancora è molto appesantito. Avevamo fatto una preparazione per arrivare in modo adeguato a Perugia per poi ricaricare, e ora noi siamo speranzosi che questo sia il momento down da cui ripartire. Più che una questione fisica e anche una questione tecnica, nel senso quando ti vanno a mancare un po' di certezze la squadra avversaria, sia stasera che a Santa Croce abbiamo visto, ti difendono due o tre palle, magari ti viene un po' la paura di sbagliare o la paura di non chiudere il punto, allora lì devi venire fuori l'esperienza di questi giocatori, che ci vuole la lucidità di chiudere in modo più adeguato, senza freddo, senza... Ecco, queste erano le parole del direttore sportivo Fabio Mechini al termine della ultima amichevole che hanno affrontato i bianco-blu. Ora però parliamo di futuro, abbiamo parlato di passato, abbiamo fatto un bilancio di quella che è stato l'inizio della stagione della Emma Villas, parliamo di futuro e non soltanto della Emma Villas, ma di tutti i campionati, perché un po' questa sarà la nostra specialità di questa trasmissione, di questa stagione televisiva dedicata al volley, ossia ci soffermeremo su tutti i campionati, sia quelli regionali che affrontano le squadre nella nostra provincia, che quelli di altissimo livello, grazie al nostro Renzo Agnelli che ogni settimana ci darà lo spunto necessario per avere un aggiornamento in più sia per le partite, come abbiamo detto, della 1 che della Superlega. Quindi vogliamo subito partire con la 1 femminile, cosa ci aspetta in questo inizio stagione? Allora, intanto buonasera a tutti. Per quanto riguarda la 1 femminile, ancora il campionato non è iniziato e inizierà il 16 ottobre, quindi ancora c'è un po' di tempo prima che parta il campionato di A1 femminile, e per questo infatti molte squadre di A1 femminile stanno facendo ancora amichevoli, tornei e allenamenti congiunti con altre squadre. Il primo forse evento fondamentale della A1 femminile è senza dubbio lo Star Game, che ci sarà sabato questo a Faenza. E sono state scelte 26 ragazze italiane e straniere, e verranno suddivise in due selezioni e giocheranno appunto in queste due selezioni, guidate da due allenatori. Uno è Davide Mazzanti, il campione d'Italia con Conegliano, e l'altro è Luca Secchi, un allenatore di A2 di Mondovì. Invece per quanto riguarda la Superlega, magari vediamo anche le squadre che poi affronterà la Superlega in grafica, cosa ti aspetti? Secondo te quale sarà, appunto, non dico la favorita, ma insomma la squadra che potrebbe veramente lanciarci senza fiato? Allora, secondo me quest'anno ce ne sono 3 o 4 in maniera particolare. Secondo me partiamo intanto dai campioni d'Italia, che è Modena, che sicuramente, anche se hanno fatto un cambio importante soprattutto al centro e al palleggio, quindi con Lucas e Bruninho, i due brasiliani che sono tornati in Brasile e quest'anno invece sostituiti degnamente per il momento da Orduna, il palleggiatore italo-argentino, e dal centrale francese Leroux. Sicuramente Modena è una di queste, forse la favorita numero uno, ma poi c'è sempre una Cucina Lube Macerata con certo. Osmani Guantorena, insomma, numero uno. Poi sicuramente la Sirze FT Perugia, perché è tornato in Italia Ivan Zaitsev, insomma, non cosa da poco, insieme comunque a altri giocatori importantissimi: Virarelli, Buti, Podrashanin, Atanasievic, Russell, insomma una squadra fortissima. Poi sicuramente c'è un Diatec Trentino, che comunque quando gioca sempre bene, con un Giannelli straordinario, l'abbiamo visto alle Olimpiadi.
giovanissimo e straordinario. E infine voglio inserire anche una quarta squadra, che è Piacenza, che secondo me potrà farci vedere un bellissimo gioco. Magari non è a livello ancora delle altre, però sicuramente ci farà un bellissimo, una bellissima stagione. E noi le bellissime stagioni ce le aspettiamo però anche dalle squadre della nostra provincia, perché fortunatamente Siena ce l'ha tante. Abbiamo qui Giulietta Casprini, poi ci raggiungerà anche un'altra giocatrice del CUS Siena, Caterina Cencini. Insomma, ci sono squadre di alto livello anche nella nostra città, nella nostra provincia. Prima di tutto parliamo della Serie C maschile, che comunque quest'anno vede l'introduzione di anche altre squadre. Purtroppo non c'è più il CUS Siena, però per esempio c'è la Emma Villas Chiusi, che sarà affronterà il campionato di Serie C toscano, quindi una novità anche per quelle che sono la stagione di questa nuova annata. Sì, esatto. C'è questa Emma Villas Siena che poi invece che giocherà a Chiusi, e ci sarà anche la Virtus Pallavolo Poggibonsi per quanto riguarda la C maschile. Inizieranno il campionato il 15 ottobre e, come infatti vedete dalla grafica, l'Emma Villas Siena, che appunto giocherà a Chiusi, giocherà la prima contro il Valdarni insieme, mentre la Virtus Pallavolo Poggibonsi giocherà fuori casa a Foiano della Chiana contro la Norcineria Toscana. Ecco, quindi abbiamo visto che ci sono squadre che affrontano il campionato di Serie C, però ci sono anche moltissime squadre che affrontano il campionato di Serie D maschile. Basti pensare alla Saliuzza Miata, ma anche la stessa Virtus Poggibonsi. Cosa ci aspettiamo da questo campionato, Lorenzo? Beh, cosa ci aspettiamo? Beh, la Serie D è un campionato un po' particolare, anche perché è sempre lottato fino all'ultimo. Ricordiamo che essendoci due gironi in Toscana si arriva ai playoff e poi si scambiano, ci sono gli incroci con le altre squadre. Quest'anno il girone B, che è quello che riguarda le squadre senesi, appunto come dicevi te, Virtus Poggibonsi, il Volley La Bulletta Castelnuovo, Colle Valdelsa e Saliuzza Miata, è un campionato dispari, cioè a 11 squadre, quindi una riposerà ogni volta. Infatti, per esempio, nella prima giornata riposa proprio la Saliuzza Miata, mentre la Virtus Poggibonsi giocherà in casa contro la Sales Volley di Firenze. La Bulletta e il Colle invece faranno un bellissimo derby a Colle Valdelsa, e quindi appunto il Saliuzza Miata invece in questa prima giornata, che sarà il 29 ottobre, riposerà e giocherà direttamente la seconda giornata, sempre un derby contro Volley La Bulletta. Una squadra senese che sicuramente si è resa protagonista di un'ottima stagione la scorsa annata, poi pensiamo a due anni fa quando è riuscita ad arrivare alla promozione in B2, parlo del CUS Siena, anche quest'anno affronterà la Serie B2, però in un girone diverso, quindi staremo a vedere per le ragazze, ci sarà sicuramente delle squadre diverse da affrontare. Ecco Lorenzo, invece loro quando è che iniziano? Dici un po', dacci un po' di notizie riguardanti la B2, ricordiamo fra pochi minuti arriverà anche la giocatrice, la centrale Caterina Cencini qui con noi. Esatto, le ragazze del nuovo coach Falchi inizieranno il 15 ottobre anche loro, quindi non questo sabato ma il successivo, e inizieranno subito contro la 3M Pucci Ufficio Perugia, a Perugia appunto, dove speriamo che comunque le ragazze di Capitan Mazzini riescano a partire con il piede giusto. Che comunque si spera veramente che questo campionato sia veramente un bel campionato. L'abbiamo lasciata per ultima, non per importanza, ma perché qui abbiamo Giulietta Casprini che ci può parlare direttamente della Serie D femminile, ossia la Serie D femminile, quindi la Mezzana quest'anno dopo la retrocessione si troverà ad affrontare questo campionato, però non è l'unica, infatti ci sono tantissime squadre, mai come quest'anno, tantissime squadre senesi ad affrontare questo campionato. Esatto, ci sono tantissime squadre in Serie D regionale femminile, nel girone A in particolare, cioè ben 5, e quindi sono veramente tante, e si parla della Terme Antica Querciolaio di Rapolano, della Virtus Pallavolo di Poggibonsi, della PGS Pietro Larghi di Colle, della Volle La Bolletta di Castelnuovo Berardenga e della Mezzana Siena. Anche loro inizieranno il 15. In particolare Terme Antica Querciolaio di Rapolano giocherà fuori casa contro il Chianti Volley Tavarnelle a Tavarnelle Valdipesa, la Virtus Pallavolo Poggibonsi anche loro fuori casa contro l'Arnopolis a Stia,
Mentre c'è un bel derby, il PGS Pietro Larghi di Colle Valdelsa contro Volley La Bulletta di Castelnuovo Berardenga, e infine la Menzana Siena giocherà fuori casa contro la polisportiva Remo Masi a Rufina. Ecco, quindi Giuditta, subito una partita, devo dire, da non sottovalutare, perché comunque è una squadra presente in questa serie da molti anni. Cosa vi ha detto coach Sala? Come vi ha preparato a questa partita? Beh, diciamo che l'impegno per questa preparazione atletica è stato bello tosto. Sì, perché abbiamo iniziato il 29 di agosto con 5 allenamenti settimanali, per cui diciamo che la determinazione da parte della squadra c'è. Ovviamente non vogliamo fare pronostici perché siamo abbastanza superstiziose, però siamo molto, molto cariche, ecco, quello sì. Ecco, avete già iniziato ad affrontare squadre che ritroverete poi nel campionato, basti pensare all'amichevole scorsa che avete fatto contro Colle, un'amichevole che vi ha visto vincere 3-1, giusto? Sì, 4-1. 4-1, ok, quindi 4-1. Come valuti quell'amichevole? Che test è stato? Beh, diciamo che con la squadra abbastanza nuova, perché siamo rimaste rispetto all'anno scorso quasi tutte, però sono andate via gli elementi fondamentali, per cui il palleggiatore che è nuovo, che è Sara Monnecchi, che è venuta dal CUS, dalla Bulletta, perché giocava lì 2 anni fa, per cui c'è da prendere un po' di mano, ecco, nella situazione, però sostanzialmente non è andata male e stiamo cercando di migliorare dove siamo un po' più deboli, ecco, quello sì. Ecco, senza fare pronostici, insomma, siamo un po' superstiziosi tutti qua dentro, però secondo te può essere un campionato in discesa? Come lo vedi? Allora, in discesa mi hanno sempre insegnato che non va detto mai, però ripeto, io credo che come squadra siamo molto determinate e molto cariche, per cui la Serie C è sicuramente un obiettivo che vogliamo raggiungere. Vediamo, perché tornare indietro l'anno scorso non è che proprio ci è piaciuta come cosa, certo. Però dai, vediamo. Ecco, come Gita, andrà. Giochi alla Menzana da sempre, hai fatto le giovanili lì, hai fatto il mini volley lì, insomma ormai l'identità menzana ce l'hai, sei andata via soltanto 2 anni per giocare a Colle nella PGS Larghi Volley e poi sei tornata alla Menzana, non riesci proprio a staccarti da questa società. Lo so, è questione che quando ti senti una maglia addosso, d'altronde, che poi sono andata via non per scelta ma perché la squadra non c'era più, la prima squadra non c'era più, e quindi per ovvie cose, per non stare a casa, uno deve decidere un po' di spostarsi. Poi decisero di fare la squadra, ormai sono 3-4 anni fa, non mi ricordo nemmeno più, e allora a quel punto siamo tornate, da lì siamo ripartite con anche delle belle soddisfazioni perché abbiamo raggiunto la C in 2 anni. Dalla prima divisione, per cui ecco, insomma, siamo state brave. Accanto a voi si allenano loro, ossia si allena l'EM Villas Volley, quindi siete anche vicini di allenamenti. Come vedi questo arrivo anche da parte vostra? Magari vi è comunque aumentata anche la voglia di magari stare al palazzetto, cioè insomma c'è una realtà fondamentale, importantissima proprio al vostro fianco. No, certo, quello sì, sicuramente. Già dall'anno scorso noi non ci siamo perse, penso, una partita in casa, perché ci piace la pallavolo e altrimenti non saremmo lì, perché l'impegno è tanto anche per noi, però sì, è bello, sicuramente è una cosa che ci gasa, ecco, sicuramente. Quindi quest'anno sì. Promessa, l'EM Villas Volley andrà a vedere le partite della Menzana, di loro, e loro andranno a vedere sempre le vostre partite, magari. La facciamo qua sotto Rete questa promessa. Bene, torniamo fra pochissimo, ricordiamo che con noi ci sarà anche un'altra ospite, ossia Caterina Cencini del CUS Siena. Fra poco parleremo infatti del CUS, parleremo anche di quello che sarà un campionato difficile per loro, perché comunque si parla sempre di una B2 che è alto livello, perché ci sono molte squadre che lo fanno anche come dico, insomma, un livello quasi professionista, possiamo dire. Ci sono squadre che lo fanno come il CUS, dando importanza a quello che è il settore giovanile, dando importanza a quelle che sono le ragazze di Siena, ma ci sono anche squadre che scelgono di improntarlo come se fosse vero e proprio professionismo. Quindi fra poco parleremo del CUS Siena, ma parleremo anche di EM Villas Volley e parleremo proprio di Andrea Cesarini fra pochissimo. Torniamo in onda su Sottorete, ci ha raggiunto Caterina Cencini, giocatrice del CUS Siena, Convergenze CUS Siena, quest'anno si chiama così, avete cambiato anche nome, per parlare di
quella che sarà l'esperienza in B2, esperienza già affrontata lo scorso anno perché sei arrivata proprio durante la vittoria, dopo la vittoria del campionato, quindi un campionato che è iniziato subito con la tua presenza. Sì. Io sono arrivata in un campionato nuovo per me, io non avevo assolutamente esperienza, la serie massima che avevo fatto ad Arezzo, perché sono di Arezzo, era la serie C. E sono arrivata, mi sono un attimo ritrovata spiazzata per la categoria nuova, e però sono riuscita a inserirmi bene, la squadra mi ha accolto bene, allenatore preparatissimo e non potevo chiedere di meglio. Quest'anno siamo di nuovo in B2, però è un'annata totalmente nuova perché il girone è cambiato. L'anno scorso eravamo nel girone con le squadre della Toscana. Mi è andata un po' peggio quest'anno. Quest'anno trasferte lunghissime. Ci sono toccate le Marche, l'Umbria, una squadra di Rimini e della Toscana c'è rimasto soltanto Montevarchi e Figline. Quindi girone nuovo, sappiamo poco e niente. Quindi speriamo, è un po' un'incognita, ma... Le motivazioni sono forti. Sì. Ecco, a proposito di questo, sei entrata lo scorso anno, che comunque c'era Livia Mazzini, bravissima giocatrice, Francesca Vandini, che però poi è stata ferma per l'infortunio, e ti sei ritrovata subito ad essere protagonista della stagione. Sì. Insomma, te lo aspettavi? No, non me l'aspettavo. Hai giocato titolare praticamente sempre. Sì. La Francesca si è infortunata, però comunque già da qualche partita prima io avevo cominciato a giocare titolare, ma sì, inaspettatamente, però l'allenatore comunque ha visto che gli allenamenti, insomma, fruttavano. Io considero la pallavolo quasi come un lavoro, quindi l'impegno che ci metto è tanto. E sono stata premiata, sì, sono contenta. Ecco, proprio rispetto a questo voglio invece introdurre anche il nostro ospite, perché è diverso, no? Impegni importanti, perché comunque ci sono trasferte anche lunghe, come hai detto, anche fuori dalla Toscana, sì. Però comunque non è professionismo. Esatto. E poi arriva invece il professionismo vero e proprio, cioè trasferte sì, lunghissime, si parla di A2, quindi livello alto, cioè è... Un confine stretto e però è enorme, perché in realtà si trova ad affrontare il campionato proprio con un'altra mentalità. Sì, diciamo che io ho avuto la fortuna di giocare tutte le categorie dalla 1 alla terza divisione, diciamo che fino alla C è divertimento puro, dopo si incominciano a cambiare i ritmi e vabbè, poi diciamo a livello nostro sì, noi siamo praticamente mattina e pomeriggio da tutti i giorni in palestra, quindi per forza si cambia mentalità. Assolutamente, infatti è così, però diciamo che il CUS Siena lo scorso anno è riuscito a tirare fuori un campionato alla fine anche sorprendente, perché esatto. Da essere nella zona rossa vi siete ritrovati ad essere a metà classifica, insomma è stata una bella soddisfazione. Molto molto bella, noi siamo partite malissimo veramente, forse l'impatto con la nuova categoria, non lo so. Poi però abbiamo fatto un'ascesa importante fino al risultato, sì, metà classifica finale, e per una società piccola come comunque è il CUS è un bel traguardo ricco di soddisfazioni. Quest'anno avete già affrontato moltissimi amichevoli, moltissimi tornei, basta pensare all'ultimo di torneo, quello a Certaldo, che avete anche vinto. Sì, abbiamo vinto contro due squadre di Serie C, il Certaldo stesso e il Grosseto. Quest'anno abbiamo giocato veramente tantissimo rispetto all'anno scorso in preparazione, tornei, amichevoli, praticamente tutti i giorni in palestra, anche il weekend, siamo stati in ritiro a Torre Mozza 3 giorni. Comunque le partite sono state quasi tutte positive in termini di risultati, quindi questo fa ben sperare. Speriamo di continuare sulla scia delle amichevoli anche in campionato. Nuovo allenatore quest'anno, Matteo, esatto. Falchi, che tra l'altro conosce bene anche il nostro Andrea, perché sua moglie fa da secondo allenatore a Matteo in Under 14, giusto? Sì, in giusto. Under 14, quindi c'è anche una qualcosa che vi accomuna come ospiti. E come lo vedi? Cioè, come ti è sembrato in questo periodo? A me Matteo piace veramente tanto come allenatore e come persona. Anche perché persona. Bisogna dirlo per forza, insomma. No, ma veramente non... Cioè,
andato via Marcello, secondo me per la società era difficile trovare un altro allenatore che comunque lo sostituisse degnamente. Matteo secondo me ci sta riuscendo alla grande, è un ragazzo giovane, quindi pecca un po' magari di inesperienza, però è preparatissimo, sta molto attento ai dettagli, dal punto di vista tecnico-tattico ha portato molte novità. Però noi ragazzi ci troviamo bene con lui, comunque anche a livello umano si è instaurato un bel rapporto. E quindi io personalmente sono proprio contenta della scelta della società, sì. Fra pochi giorni inizierete il campionato, l'abbiamo detto prima con il nostro punto volley, che campionato ti aspetti? L'obiettivo, lo sanno un po' tutti, è mantenere la categoria. Speriamo di riuscirci, come dicevate prima, molte squadre sono organizzate, costruiscono una squadra anche prendendo gente da fuori, ci sono dietro sponsor, soldi, noi si fa quel che si può per la realtà che siamo, però secondo me la squadra è competitiva. Ci sono alcuni pezzi importanti, sono arrivate alcune ragazze nuove, mentre l'anno scorso l'estranea ero solo io, quest'anno ci sono altre ragazze nuove, anche loro si sono integrate benissimo, il gruppo è coeso, il gruppo c'è e è la base di tutto secondo me. Vediamo, speriamo bene, noi però siamo fiduciosi, ecco. Invece la prima partita? La prima partita è sabato 15 ottobre, andiamo a Perugia. È subito una trasferta importante. Perugia. Iniziamo in trasferta, comunque la pallavolo in Umbria è uno sport abbastanza coltivato, è importante, e le squadre sono attrezzate. Squadra nuova, ancora delle squadre dobbiamo parlarne onestamente, per ora abbiamo pensato a noi e niente, andiamo un po' a vedere, la preparazione sta finendo, quindi anche fisicamente cominciamo un po' a sentire le gambe meno pese e vediamo. E noi saremo molto curiosi e devo dire che continueremo a seguire le imprese di queste ragazze durante l'intera stagione, durante il campionato, anche nelle prossime puntate. Bene, torniamo un attimo a parlare di Emma Villas, lo facciamo con un tuo compagno, ossia con Marco Fabroni, che abbiamo intervistato ieri durante la presentazione della stagione delle nuove maglie. Ma non vediamo l'ora sinceramente, dopo 2 mesi di preparazione quasi... E tantissime amichevoli, finalmente è arrivato il momento di confrontarci con una squadra del nostro campionato e finalmente ci sono in ballo i primi 3 punti. Speriamo di fare siamo sicuri di fare una buona prestazione, perché abbiamo fatto un'ottima preparazione e un ottimo avvicinamento al campionato con tutte queste amichevoli. E non vediamo l'ora, speriamo che non vedano l'ora anche il pubblico che ci verrà a sostenere domenica pranzo. Ecco, ti ha fatto subito una bellissima impressione sia il Palaestra che Siena, la prima volta che ti ho incontrato, la prima volta che abbiamo fatto un'intervista sempre qua per Radio Siena TV. Ora invece come ti ha accolto questa città, come ti stai trovando? Ma l'impressione positiva è rimasta ovviamente, perché è tutto molto organizzato, tutto molto fatto bene. Mi sto trovando bene, mi sto iniziando ad amalgamare col territorio, stiamo andando... ancora di più dentro con la scuola di mio figlio, stiamo conoscendo altre persone, quindi ci stiamo trovando molto bene. Torniamo al campo, ecco, come abbiamo detto, tantissime amichevoli, forse veramente tante, c'è un impegno continuo anche durante la settimana, abbiamo visto in fondo una squadra lottare fino all'ultimo, sono servite a qualcosa tutti questi impegni, tutti questi test amichevoli? Sicuramente sì, anche se non sono andate benissimo sotto il punto di vista dei risultati. Però ci sono servite molto per capire i nostri limiti, i nostri difetti e poterli correggere il prima possibile per poi trovarci pronti nel primo appuntamento importante che sarà la Coppa Italia e poi ovviamente la parte dei play-off. Ecco, il regista è un po' il collante della squadra, colui che fa da intermediario fra l'allenatore, fra gli attaccanti, fra i suoi compagni di squadra. Ti senti dentro questo ruolo? Cioè, ti senti veramente così un collante? Sì, è da tanti anni che ho questa fortuna di fare questo ruolo e mi sono sempre trovato a mio agio, perché
riesco, come dici tu, a essere un buon collante per tutti i giocatori che ho a disposizione, tra centrali, opposti, posti 4. Mi piace poter gestire io la palla che arriva. Poi il ruolo del palleggiatore mi è sempre piaciuto perché comunque, come dici tu, decide, sceglie le sorti della squadra, diciamo, quindi è ovviamente il mio ruolo preferito, chiaramente. E siamo rimasti da soli io e te, Andrea, perché questa sarà la parte finale della trasmissione. Ogni puntata conosceremo a fondo uno dei giocatori dell'Emma Villas attraverso quello che è il campo e non solo, cioè andremo a conoscere anche quello che è la persona stessa, ossia andremo fuori dal campo. Conosciamoci meglio. Intanto, in una scorsa intervista mi hai detto che hai iniziato a pallavolo tardi, ossia eri già grandino perché prima facevi un altro sport. Non è raro, soprattutto nel maschile, questo, cioè ci sono moltissimi ragazzi che magari inizialmente fanno uno sport, poi vedono che non gli piace, allora vanno a pallavolo. È successo così anche a te? Sì, diciamo che non è proprio uno sport che da piccoli, no, viene da praticare un bambino, è più da bambine come sport. Nel pensiero comune, e diciamo che io non l'ho cercato dopo, è stato puramente casuale perché venivo dall'atletica leggera, poi a un certo punto la casa era troppo lontana dalla pista e sotto casa c'era la pallavolo e mi hanno detto: se vuoi far sport è qui. Uno scherzo, e lì, lì sono andato. Insomma, sì, sei stato fortunato a abitare accanto a una palestra di pallavolo. Sì, poi nel trovarmi in una società che comunque a Roma lavorava bene con i giovani, e quindi diciamo molta fortuna, piano piano sono riuscito a entrare per le strade giuste, nelle società giuste poi dopo. Già prima abbiamo parlato di quella che è stata la tua carriera, no? Hai detto percorso tutto, dalla serie più piccola, quindi dalla divisione fino alla 2. Quando è che hai capito che eri veramente un professionista, era il tuo lavoro? Hai detto fino alla C era divertimento, poi dalla B2 no, si faceva sul serio. Sì, ho fatto un salto diciamo dalla C con un allenatore, Lorenzetti, che adesso allena a Trento, l'anno scorso aveva vinto lo scudetto con Modena, che non so per quale motivo onestamente mi ha visto giocare, mi ha voluto in nazionale, ma con gente in giovanile, con gente che giocava in B1, in A2. E poi da lì mi hanno visto altri allenatori e ho fatto il salto dalla C alla B1 quell'anno, e lì ho un po' superato quelli che erano i miei sogni, perché quando ho iniziato, che appunto giocavo nella seconda, terza divisione, poi in C, il sogno era la B2, e una volta arrivato in B1 ho detto vabbè, vediamo un po' come funziona, no? Cosa ci si può fare con sta palla. Quanti anni avevi quando hai fatto questo salto? 18-19, perché il cambio, ho accettato di andare in B1 perché avevo finito il liceo a Roma e facevo l'università a Bologna. Non per sport, perché mi ha contattato la squadra di Bologna, allora ho accettato più per l'università, perché onestamente ero abbastanza ignorante pallavolisticamente, non sapendo che a Bologna comunque c'è una società, tuttora c'è una società molto valida di pallavolo. Anche questo non è raro, no? Ci sono tantissime giocatrici, ragazze, ma anche ragazzi che magari prima comunque mettono l'impegno scolastico, ossia una carriera, un futuro, non dico certo, e poi dopo, come ha detto anche prima Caterina, sì, è un lavoro, però comunque è sempre uno sport. L'hai fatto per questo oppure già comunque ti vedevi con la maglia di una Serie A2? No, non ci ho mai pensato, no, ma anche io ho avuto anche la fortuna di farmi 2-3 anni di A1, è sempre stato sì un lavoro effettivamente, però mai l'aspetto primario della mia vita, per quanto poi a livello di tempo te lo occupava già da prima. Sì, immagino. sì. Ecco, proprio rispetto a questo, rispetto anche al tempo, rispetto all'impegno che magari uno ci può mettere anche quando è piccolo, quando ancora si allena nelle giovanili, hai mai avuto i tuoi genitori che ti hanno detto no, non andare in palestra, oggi devi studiare? Diciamo che il patto era che qualsiasi cosa volessi fare, a me piace molto lo sport, quindi ne faccio diversi anche quando posso, il patto era che prima si studia e poi si fa sport. Diciamo che ragionandoci da grande sarebbe bello se in Italia in generale si riuscissero a far coabitare le due cose, infatti, che è una cosa molto difficile, però diciamo a quell'età ci potevo stare come patto. Quindi non sei stato sgridato? No. Ti è andata bene, ecco, non ti hanno detto non andare in palestra, smetti di giocare no, a pallavolo? No, poi a scuola più o meno mi arrangiavo, quando non mi arrangiavo nel modo giusto, mi arrangiavo insomma nel modo classici da scolaro. Classici, certo. Invece l'emozione più bella che ha provato in campo, anche magari quando eri più piccolo, oppure se ti ricordi una particolare ultima? Allora, l'emozione più, una di quelle che mi ricordo in maniera più forte, è stata nella prima partita proprio in assoluto che ho giocato, era un under 15, e non so, mi sembrava di essere alla finale di Champions, gambe che tremavano, cose così, e poi quella sensazione me la sono riportata altre 2-3 volte, soprattutto in spogliatoio prima della partita, magari per finali con la nazionale, ma ho avuto la fortuna, o con le squadre di club, soprattutto in A2 le finali, in A1 si giocava per salvarsi.
Ecco, ti ricordi allenatori che magari ti hanno detto qualcosa, che ti è servito anche a spronarti, magari che ti ha cambiato veramente, non dico il tuo futuro, ma comunque ti è servito veramente tanto? Beh, appunto, oltre diciamo il Lorenzetti, che è stato un po' la chiave di volta lì, l'allenatore insomma, che mi ha portato poi a giocare a pallavolo, è un allenatore romano, Michele Barillari si chiama, che lavora insomma spesso nei migliori settori giovanili di Roma, che è quello che mi ha dato un po' in là poi a livello pallavolistico. E mi piace ricordare anche Gianni, che abbiamo fatto insomma due begli anni insieme a Roma e mi ha aiutato molto a livello tecnico soprattutto, anche umano direi lui. Ecco, ora passiamo a quello che invece è Andrea Cesarini, ossia durante la trasmissione abbiamo chiesto ai giocatori di portarci delle foto che rappresentano qualcosa nella loro vita. Che hai scelto come foto? Vediamo, la prima foto che hai scelto, cosa ti rappresenta? Famiglia e casa. Questo era poi un giorno particolare perché vabbè, la casa era appena presa con tutta la famiglia a festeggiare il compleanno, il faccione in primo piano di mia moglie. E stavamo festeggiando il suo compleanno e diciamo l'inizio della nostra poi vita insieme effettivamente. Ecco, ora che ti sei trasferito a Siena, immagino tua moglie è qua, visto che abbiamo detto anche prima, perché allena una squadra del CUS, insomma sei riuscito a combaciare anche questo, affetto, famiglia, grandi spostamenti dovuti anche allo sport? Diciamo che lei lo sapeva, nel senso che a parte che è stata una giocatrice anche lei, poi comunque il lavoro, chiamiamolo così, mio è questo, quindi insomma lo sa, era anche questo nei patti, se bisogna stare insieme bisognerà spostarsi. Ecco, come mai hai scelto questa foto? Il primo pensiero, sì, la famiglia, quindi è questo. Sì, famiglia e casa, diciamo un concetto abbastanza che ho molto a cuore. Invece come seconda vediamo cosa ha scelto. Invece vediamo in visione sportiva, qui, non sì, però sono pallavolistica. No, perché appunto la pallavolo è un lavoro, quindi in estate poi mi diverto a fare sport, invece in questo caso ci sono altre due passioni che ho, sono la montagna e la corsa. Qui le ho messe insieme, era una corsa in montagna, venendo dall'atletica comunque mi è rimasto un po' la voglia di provare quel tipo di sensazioni e di esperienze. Quindi trovi anche il tempo per fare questo, ecco, non soltanto allenamenti. Beh, quello fuori d'estate, sì, quando siamo durante l'anno non abbiamo proprio le forze né fisiche né mentali per fare un allenamento diverso. E come terza invece cosa hai scelto? Qui sono andato sempre per punti chiavi. Allora, qui siamo dentro al Colosseo. E in occasione di quelli erano gli internazionali di tennis in carrozzina, io collaboro diciamo con delle associazioni di volontariato, in quel caso ho fatto fare da guida turistica, da accompagnatore, un giro all'interno del Colosseo, e quindi sono diciamo altre mie passioni al di là insomma l'aspetto Colosseo, quindi Roma, storia dell'arte, cultura, sono delle mie passioni. E in più è da qualche anno che ho cominciato a interessarmi a persone con più difficoltà, perché ho idea che si possa fare molto per loro. Certo. Ecco, abbiamo visto prima diverse realtà, ossia abbiamo parlato con Giuditta, abbiamo parlato di quella che è la Serie D, poi abbiamo parlato con Caterina di quella che è la B2 femminile, insomma ragazze che, come hanno detto prima, vivono la pallavolo come un forte impegno, però chiaramente non è professionismo. Che consigli daresti a loro che comunque vanno ad affrontare partite, magari come hai detto te, pensando forse che sono quasi Champions League, no? Che poi vivono però anche altro nella vita, è difficile insomma accumulare tutto. Sì, è difficile, però l'importante è che le cose che si facciano vengano fatte diciamo con divertimento e con professionalità per quello che si può, nel senso se c'è la passione immagino che tanto l'impegno ci sia in entrambi i casi. Nel momento in cui manca il divertimento, secondo me poi bisogna anche capire se vale la pena, cominciare a ragionare bene. Quest'anno sei a Siena, intanto come ti stai trovando con la città? Con la città molto bene, è stata una sorpresa molto positiva, c'ero stato diciamo di passaggio un pomeriggio qualche anno fa, invece bellezze per forza, insomma è chiaro, basta fare a due passi come ho fatto in quell'occasione per capirle, però incominciandola a vivere e a conoscere anche se diciamo dall'esterno i senesi e la realtà cittadina, veramente sorpresa in maniera positiva, mi ci trovo molto molto bene. E noi ci troveremo, spero, anzi sono fiduciosa, benissimo con questo nuovo campionato che ha inizio. Ricordiamo domenica prima partita contro il Club Italia, un orario inconsueto perché è alle 12, un orario diciamo che sicuramente
dovrà anche cambiarvi un po' la visione degli allenamenti? State iniziando a provare ad allenarvi a quell'ora, cioè state iniziando a vedere un po' come giocare poi? Sì, diciamo che adesso avremo gli allenamenti a quegli sfalsati. Orari, sì, più che altro per cominciare a regolarci sull'alimentazione, più che, cioè il problema principale è quello, perché comunque poi bisogna arrivare preparati in tutto, perché appunto, come dicevamo prima, dalla prima bisogna cominciare a fare punti subito per non restare, per non andare in difficoltà, in affanno, quindi anche quegli aspetti vanno considerati e preparati al meglio. E noi domenica ci saremo con moltissimi collegamenti per Radio Siena, ci saremo anche noi quindi a seguire la partita. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per tutta la stagione e anche per il primo impegno di campionato contro il Club Italia Roma, ricordiamo al Palaestra alle 12 questa domenica, e un in bocca al lupo anche per l'intera stagione. Crepi il lupo, grazie. Sottorete, tutto il volley di Siena e provincia dalla Serie A2 alle altre categorie. Interviste, ospiti e approfondimenti.